Da un po' di tempo, l'ex vincitore di Amici Alberto Urso sembra essere sparito dai radar. Dopo la vittoria del 2019, il cantante siciliano aveva pubblicato il suo primo album, intitolato Solo. Lo si era visto spesso come ospite in vari programmi TV, anche al GF VIP 5. In quell'occasione, insieme ad Arisa, aveva fatto una sorpresa ai vipponi della casa, in occasione delle feste natalizie. Poi c'è stata la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2020. Anno in cui è scoppiata la pandemia e che ha rivoluzionato i piani di tutti. Da allora, a causa dello stop forzato, per il nostro Alberto niente più concerti live. Di lui si è avuta traccia solo grazie al singolo, pubblicato insieme a Jeax, Quando, cover del famoso brano di Tony Renis. E ad un altro brano, Amarsi è un miracolo, presentato per la prima volta durante un pomeridiano di Amici lo scorso anno. Poi da allora, non sono più giunte notizie su di lui. I suoi fan hanno continuato a seguirlo sui social, dove pochi giorni fa, il cantante ha fatto sapere di aver annullato dei concerti che erano già stati programmati. Ma cosa sta succedendo al nostro Alberto? Tranquilli, niente di grave, anzi. Il cantante messinese ha in serbo delle novità per tutti i suoi fan. Sui social, infatti, nel momento in cui ha annunciato l'annullamento dei concerti, ha spiegato che sta lavorando per portare la sua musica in tutto il mondo. Nei prossimi mesi, secondo quello che ha dichiarato, ci saranno importanti novità. Un progetto che è ancora top secret, ma che ha tutta l'aria di una nuova e bellissima avventura per l'ex vincitore di Amici. I più curiosi hanno cominciato ad indagare ed hanno scoperto che Alberto Urso è volato negli Stati Uniti. Lo scrive anche il settimanale Chi, nella rubrica Le chicche di gossip. Si mormora che Alberto abbia scelto di andare oltreoceano per farsi le ossa, una sorta di gavetta insomma. Un po' come avevano fatto i ragazzi del Volo, che proprio oltreoceano hanno consolidato il loro successo. Di sicuro sentiremo presto riparlare di Alberto Urso. Lo ha dichiarato lui stesso sul suo profilo social. I suoi fan non dovranno attendere ancora molto. Nell'attesa, ricordiamo che Alberto, come già accennato, ha vinto l'edizione del 2019 di Amici. Prima di approdare nel talent di Maria De Filippi, il giovane messinese, classe 1997, ha studiato canto, pianoforte e sax al conservatorio. In seguito, ha proseguito gli studi ed ha conseguito la laurea magistrale in canto lirico al conservatorio di Matera. Appassionato di musica sin da bambino, i suoi punti di riferimento in campo musicale sono Luciano Pavarotti e Andrea Bocelli. A soli 13 anni, partecipò a Ti lascio una canzone, il programma condotto da Antonella Clerici su Rai 1, dove duettò con Gianni Morandi. Per il giovane Alberto, quello fu un momento di svolta, visto che capì che doveva continuare a credere nel suo sogno. Ed ecco arrivare la sua grande occasione, grazie ad Amici. Con la vittoria, il cantante ha spiccato il volo. Ora si tratta solo di pazientare un pochino e scoprire cosa ha in serbo il nostro Alberto. Siete fan di Alberto Urso? A voi i commenti. Il testo parte da qui. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.